Ciao a tutti amici e bentornati sul canale di Planet Drum. Oggi, come avete potuto leggere dal titolo e avete visto dalla clip precedente, andremo a parlare di un pedale molto speciale, il Pearl Eliminator Red Line. Perché molto speciale? Perché questo pedale ci dà la possibilità di averne 4 in 1. Infatti la Pearl ha brevettato un nuovo sistema chiamato Interchangeable Cam System. Ci dà la possibilità di andare a cambiare lo spazio dove poggia la catena, o in questo caso nel nostro pedale la cinghia, e quindi la cam va a darci, in base a quella che noi scegliamo, una variazione sull'intensità, sulla dinamica, la sensibilità e la precisione. Infatti, il Pearl Eliminator Red Line si conferma come uno dei pedali più affidabili e versatili, in quanto, grazie appunto a questo nuovo sistema, si riesce ad adattare all'esigenza di ogni singolo batterista e quindi a far sì che ognuno di noi riesca a dare il massimo durante la propria esibizione. Nel caso della clip precedente abbiamo visto il pedale singolo denominato P2050B con trazione a cinghia. Io l'ho trovato molto fluido, molto morbido, molto sensibile, perché io uso altri tipi di pedali con altri settaggi e suonando questo per la prima volta è rimasto molto ancorato al mio piede, lo sentivo molto sotto la pianta. Questo personalmente è una cosa fondamentale quando vado a suonare, soprattutto quando vado a effettuare doppi colpi o vado ad usare le dinamiche, soprattutto a volumi molto bassi. La sensibilità e la presenza del pedale sotto la mia pianta è una cosa che cerco molto. Invece nelle prossime clip vedremo il fratello maggiore, sempre Pearl Eliminator Red Line, però denominato P2052C. Naturalmente parliamo del doppio pedale, anch'esso dotato del nuovo sistema Interchangeable Cam System, quindi delle 4 cam a disposizione. Noi l'abbiamo provato con una trazione a doppia catena e anche lì stesso discorso, un pedale molto reattivo e molto presente sotto il piede. Purtroppo non sono un bravissimo doppio pedalista, ci ho provato e l'ho fatto per voi, spero che abbia reso l'idea. Senti subito il pedale sotto il piede, senti subito il ritorno della piastra, noti proprio questa fluidità e questa maneggevolezza, ecco, del pedale. Questi erano i due Pearl Eliminator Red Line, il singolo e il doppio, il primo con trazione a cinghia, il doppio con trazione a catena. Spero che il video vi sia piaciuto e magari, non lo so, correte a provarlo, perché credetemi, Pearl in fatto di meccaniche ne sa davvero tanto. Fateci sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Seguite Planet Drum sui vari social, su Facebook, su Instagram, sul canale YouTube, e non scordatevi mai il sito planetdrum.com. Io, Marco e tutta la redazione di Planet Drum vi aspettiamo per tanti nuovi video, tanti nuovi articoli. Rimanete sintonizzati e mi raccomando, stay rock sempre!